Torna il turno infrasettimana della Serie A, quindi noi continuiamo il nostro amato fantacalcio. Vi chiedo come sempre di lasciare un bel pollicione in su e adesso buona visione col video. Bello a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video, del fantacalcio. Dopo il video uscito alle 15 circa con la carriera giocatore, continuiamo questa giornata con i video, con un video sul fantacalcio. Sul fantacalcio che faccio insieme a voi. Vi ricordo innanzitutto che se volete giocare insieme a me al fantacalcio dovete andare su webfantacalcio.it e cercare la lega che si chiama Kun Friends, oppure cercate qui sotto in descrizione perché ci sarà il link per iscrivervi. Siamo in 3267, dobbiamo arrivare a 5000 entro la fine della lega, entro la fine del campionato, quindi assolutamente dovete iscrivervi, taggare i vostri amici e fare iscrivere anche loro, perché più siamo e più ci divertiamo. Prima di cominciare con la classifica eccetera, partiamo con i consigli della giornata. La Serie A, la giornata, la decima giornata, perché non so chi se lo ricorda, ma cosa succede alla decima giornata? Sì, lo sapete, riapre il nostro calciomercato. Qui dobbiamo assolutamente fare questa giornata e dopo giovedì sera, o facciamo da venerdì mattina, si riaprirà il calciomercato dopo l'ultima sfida della giornata, che sarebbe Palermo-Udinese, il mio Palermo contro l'Udinese. Perché, come ben sapete, il mercato sta aperto 5 giornate e ne sta chiuse 5, quindi siamo alla decima giornata e riapre il calciomercato. Comunque raga, la Serie A, il turno infrasettimanale ricomincia con Genoa-Milan. Mi giro così riesco a guardare tutta la giornata di Serie A. Genoa-Milan stasera, partita divertente secondo me. Il Milan viene dalla clamorosa vittoria contro la Juve grazie alla rete di Manuel Locatelli. Genoa non ha Pavoletti, quindi non schierate Pavoletti. Occhio a Bacca nel Milan, perché secondo me il Milan potrebbe andare a vincere anche contro il Genoa. E vedremo cosa succederà stasera nell'anticipo. Domani invece cominciamo con Chievo-Bologna, poi Fiorentina-Crotone, Inter-Torino, Juve-Samp, Lazio-Cagliari, Napoli-Empoli, Pescara-Atalanta e Sassuolo-Roma. In Chievo-Bologna vedo una gara da X con pochi gol. Fiorentina-Chievo, penso che la Fiorentina vincerà anche questa partita con tranquillità, perché il Crotone secondo me non riesce purtroppo a far bene in questa Serie A. Inter-Torino, l'Inter è in difficoltà, però sfruttate Icardi, Banega, soprattutto Banega che non ha giocato l'ultima gara. Occhio anche a Perisic, ma occhio ovviamente anche al tridente del Toro con Belotti, Iago Falche e Ljajic, che molto probabilmente giocheranno tutti e tre. Occhio a Ljajic perché forse potrebbe riposare e al suo posto potrebbe giocare Bogier. Poi Juve-Samp, la Juve in casa e non ho niente da aggiungere. Higuain e Manzo che ci guideranno l'attacco. Purtroppo, come ben sapete, non c'è Paulino Dybala. Lazio-Cagliari, un'altra gara molto interessante. La Lazio viene dal pareggio esterno contro il Torino, potrebbe far bene, e a occhio al Cagliari perché comunque vorrà rifarsi dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Napoli-Empoli, secondo me il Napoli andrà a vincere. Occhio a Mertens che si riprenderà l'attacco del Napoli. Naturalmente non gioca Gabbianini che nella scorsa giornata ha fatto schifo, si è fatto anche buttare fuori. In Pescara-Atalanta vedo un altro pareggio, l'Atalanta forte degli ultimi risultati. Ovviamente parlo della vittoria contro l'Inter. E Sassuolo-Roma andrà a chiudere la giornata di non mai. La Roma viene dalla vittoria contro il mio Palermo per 4-1 e il Sassuolo vorrà comunque in casa far bene. Manca comunque Berardi nella Roma, occhio a Dzeko perché vuole continuare a far fratelli quest'anno. Sono fortunato perché quest'anno mi sono fidato di Dzeko, non l'ho preso in questo fantacalcio ma nel fantascoletto di Sky, e comunque mi sta facendo un gran campionato. Conclude il turno infrasettimanale dopodomani, giovedì, quindi Palermo-Udinese, il mio Palermo contro Udinese, il Palermo che vorrà sicuramente rifarsi dopo le due sconfitte contro Roma e Torino, mentre l'Udinese vorrà continuare a far bene dopo l'ultima vittoria col nuovo allenatore. Raga, vi ricordo ancora che dovete iscrivervi alla nostra lega perché dobbiamo divertirci insieme fino alla fine della stagione. Prima di farvi vedere la classifica vi faccio vedere la mia formazione per questa giornata di campionato. Mettere giù la formazione per i turni infrasettimanali è davvero qualcosa di assurdo, perché c'è da stare molto molto attenti. Per la prima volta, posso dire da sempre, uso il 3-5-2 invece del 3-4-3, perché in attacco non mi gioca nessuno tranne Belotti e Icardi. Sapete che avevo Dybala, Pavoletti non gioca, Girardino non gioca, quindi attacco a 2. Gioco con Neto in porta perché Buffon al 99% quest'oggi farà panchina, farà riposo. Si dovrà pur riposare il caro Buffon. Difesa con Alesami, Bonucci, Alessandro, anche se lì non so se Alesami giocherà perché il mister forse farà giocare Pezzella per farlo riposare. Comunque non è ancora sicuro e l'ho messo tra la formazione titolare. Bonucci e Alessandro vanno a concludere la difesa con Florenzi e Rodriguez in panchina. Centrocampo a 5 con Banega, che dovrà assolutamente far bene dato che non ha giocato l'ultima partita. Nainggolan, Hamsik,
Quaison, che giocava da punta nel mio Palermo, quindi sfruttate Quaison come centrocampista, infatti nell'ultima giornata mi ha fatto anche gol, e Bernardeschi a centrocampo, che ha fatto una doppietta nell'ultima giornata. In avanti Belotti e Icardi a guidare il mio attacco. Panchina a centrocampo, avete visto che ci sono Alvarez e Padoin. Non dimenticatevi che dovete inviare la formazione entro le 23. Non dimenticatevi, perché altrimenti perderete una giornata, anche se alla fine avrete 60 punti di base. Sono sincero, ho fatto uno stato sul mio profilo Facebook, ho scritto anche su Instagram qualcosa nella storia di Instagram, quindi seguitemi su Instagram, Facebook, Twitter e compagnia bella, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Sul mio tridente della scorsa giornata avevo Icardi, Dybala e Gabbiadini. Questi tre lo sapevate e avete visto cosa hanno fatto nella scorsa giornata. Però mi è andata anche piuttosto bene. Per quale motivo? Perché il Warriors Kun nell'ultima giornata, cioè io, ho totalizzato 72.5, Buffon 5, Alesami 6, 5 Bonucci, 7,5 Florenzi, 13 Bernardeschi, non mi ha giocato Banega meno male, Amsic 6, Nainggolan 6, Dybala 6, Icardi 6, Gabbiadini 3. Gabbiadini, io puntavo su di te. In panchina mi è entrato al posto di Banega Quaison, che avevo messo come primo centrocampista, che mi ha segnato contro la Roma e ha preso un bel 9. Quindi, facendo il resoconto, ho totalizzato 72.5. Se invece di Gabbiadini facevo giocare Belotti, che era il mio dubbio della scorsa giornata, avrei fatto 2 punti in più, che comunque non sono tantissimi. 72.5 che mi hanno aiutato a scalare la classifica, perché adesso mi sono avvicinato di tanto al mio obiettivo, che alla fine è la top 100. Sono 238esimo, ho fatto un balzo in classifica di 78 posizioni. Sono qui tra Checco FC e Forza Inda, e ovviamente sarà un tifoso interista. Sono davvero soddisfatto di questo mio risultato, non mi sarei mai aspettato in questa giornata di fare 72.5, ma soprattutto non mi sarei mai aspettato di scalare 78 posizioni. Quindi la top 100 per me si avvicina, spero di arrivarci prima o poi. E adesso, come in ogni giornata, vi faccio vedere la classifica generale, perché dobbiamo vedere chi sta guidando la nostra classifica in questa giornata. Rubin Kebab è sempre lì. Poi Leo FC, Real Madrid, Pelli Team, Yes Yes Team, Ascemi sesto, Eagles FC, AC Picchia, Simo 17-32-1. Questi sono i primi 10 classificati. AS Roma, che era quello della scorsa giornata che aveva fatto più punti, se non sbaglio, è undicesimo. Faccio i miei più sentiti complimenti davvero ai primi 10 classificati, ai primi 3 come sempre, Rubin Kebab, l'FC e Real Madrid. Allora, Rubin Kebab in questa giornata ha totalizzato 74.5. Io ho fatto 72.5, quindi ho fatto comunque bene. Lui aveva Liaic che ha segnato, Dzeko gol e assist e Florenzi assist, poi per il resto nada. Però comunque ottima giornata anche per Rubin Kebab. Vediamo chi è della nostra lega che ha totalizzato più punti nella 9ª giornata di campionato. È l'utente Monster Man, con la sua squadra che si chiama Manchester United, scritta così, fantastica. 92.5, Buffon, Alexandro, non gioca Florenzi, poi Romagnoli, Mertens, Baselli, Buonaventura, Bernardeschi, non gioca Milik, Dybala, Kalinic che ha fatto 18, che va a Kalinic a fantacalcio, ha fatto davvero benissimo. Al posto di Milik è entrato Dzeko, quindi mamma mia, tanta roba. E come difensore è entrato Florenzi, che ha fatto anche assist, perché Chiellini non ha giocato. Quindi giornata perfetta per Monsterman, che totalizza 92.5. Raga, ripeto, faccio i miei più sentiti complimenti ai primi 10 classificati, soprattutto a Rubin Kebab, che è lì da inizio anno. Diciamo che Rubin Kebab e l'FC ci sono sempre in questa classifica dei 10, anche a Real Madrid c'è stato per un po' di tempo. Davvero faccio i miei più sentiti complimenti. Vi ricordo che dovete invitare assolutamente i vostri amici a iscriversi alla Lega. Dobbiamo arrivare a 5.000 entro fine campionato, quindi condividete questo video e taggate i vostri amici, obbligandoli ad iscriversi, ovviamente. Raga, se vi va, commentate questo video scrivendo la vostra posizione in classifica, il vostro punteggio dell'ultima giornata e la vostra formazione, oppure i vostri consigli, sia per la mia formazione, ma anche scrivetemi se avete bisogno di consigli per questa giornata di campionato, per questo turno. Vi commenti qui sotto, lasciate un bel pollicione in su, come sempre, vediamo di raggiungere almeno i 500 mi piace. Non ne chiedo tanti perché purtroppo questa serie, possiamo chiamarla così, questo aggiornamento del fantacalcio non viene seguito da tante persone. Che poi, se siamo iscritti in 3.000 al fantacalcio, perché non ci sono 3.000 mi piace? Per quale motivo? Tutti lo seguite, dovete seguire anche i video, no? Quindi raga, vi lascio un bel pollice in su, provate a raggiungere 500 mi piace.
commentate, come sempre dando anche dei consigli a me se vi va. Tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione. È uscito un video alle 15, quindi non perdetelo. Adesso è tutto, non dimenticatevi di condividere il video, taggando i vostri amici e di iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccione enorme, noi ci vediamo domani con forse altri due video sul canale, non mancate. E come sempre, buon fantacalcio a tutti. Quindi vi lascio all'intro e alla partita. Buona visione a tutti con lo spettacolo della Bombonera.